Zampetti, Teleradio Stereo. Ciao, eccomi qui, Gianluca. Eccomi. Oh, ciao. È sparito. Scomparso. Ma no, ma non sono sparito, sono soltanto molto piccolo. È molto piccolo, ma è molto serio e ne sa sempre più degli altri. Paolo Rocchetti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ciao Paolo. Sulle note di Masterplan, è una delle canzoni più belle che di bella. Certo, che da Cassetti bella. A Rocchetti, facciamo. Beh, la rima c'è, ragazzi. Poi fate voi, ognuno ha la sua caratura, passo il suo indietro, percorso, la sua professionalità. Si può dire basta col Britpop oppure mai? Mai, va bene. Mai. Basta col Britpop. No, a me piace il Britpop. Sì. Sì. Senti di quella robaccia che senti. Quale? Quale robaccia ascolto? I Pooh si sente ancora oggi. Rispetto per i Pooh. Sì, sì, uno dei migliori progressive rock italiani. Tu chiedi rispetto, ma non ce l'hai, cioè non, per i Pooh? Non lo ottieni rispetto per i Pooh. Per i Pooh, cioè, chiederlo è lecito ottenerlo è una conquista. È cortesia, sì, va bene, facciamo così. Allora, andiamo subito, belli efficaci, ai consigli per il weekend a livello di scommesse e poi facciamo i nostri pronostici, anche perché c'è la quindicesima in corso, chiaro. In pratica. Su cosa ci dirottiamo, Paolo? Tutta solo Serie A? Solo Serie A, dai. Ok, e ce la impicchi già da stasera, ma o vogliamo fare due diverse? No, no. Così te salta tutto da allora, venerdì stasera sera. Facciamo solo una... Serie A. Ma c'è perché risultato esatto, tanto non ne becchi una di straniera. Zero. L'Arsenal, mai. Arsenal beh, anche uno. Tu ieri tu cosa avevi detto dell'Arsenal? Io ho detto che avrebbe segnato Ozil, no. Che ha fatto che non l'assist per la Gazzetta. Però chi ha segnato? Tu hai detto non gioca la partita e chi ha detto la Gazzetta? Bonocore. Sì, ma tu hai detto uno, no, però questo piccolo problema. È vero. Alla fine abbiamo fatto scegliere Bonocore, ieri mattina lui ha detto la Gazzetta. Pure io la verità, l'aveva proposto Paolo, Mirko ha confermato. Peccato che l'Arsenal non ha vinto, quindi è inutile, non vince mai praticamente. In championship quest'anno, sì, l'Arsenal. Dai, pensiamo ad Watford. Oggi ti senti in tasca un risultato esatto? Ma sì. Qual è? 1-2. Lo sai che pure io l'altro giorno ci pensavo? Ma di chi? 1-2 per noi, per mi la sono Roma. Ah, anche stasera. Uno spettatore, quindi oggi ma se gioco. Scusate, io mi gratto dappertutto. Ma gratta no, quello vabbè. Che ti pare. Intanto ho preso Roma Milan, ho preso Roma Napoli, non si dice. E ho preso sciolte. Il Verona, no? 3-1. Paolo, questi giorni è un po' su di energie, quindi non lo sto perché sta vivendo giorni molto complicati e quindi molto intensi. E quindi in questo ritorno ormai al futuro che lo sta vivendo ormai spara boiate tipo Lukaku non è un giocatore di calcio, non insomma, è un giocatore no. di calcio no, sempre meglio a basket, sono arrivate subito a Cotumaccio anche canestro. Se dormiva, incredibile, io già ho saputo tutto un telegramma mi è arrivato quindi, al di là del risultato esatto andiamo al picchetto, forza, non mi allora distraete. Inter Roma gol, ok, ci sta. Atalanta Hellas Verona 1, Udinese okay. Napoli 2, ragazzi, se non vince il Napoli. Io non so più che pensare. Musica adeguatissima questa, caro Mirko Bonocore, eh? Sì, sì. Sì. Tipo sei mesi che ci giochiamo il Napoli, esatto. Ma non vince e diciamo mai. Sempre prima o poi dovrà vincere, continua a non vincere, ma va bene. Okay. Samp Parma, mi piace la quota 1. Uno. No, come uno. È rischiosetto, eh? No. Perché Samp Parma può finire uno. Perché certo cos'è che Parma? Ma insomma, è Parma di Kulusevski, insomma, è grande forma. Kulusevski, li ricordiamo. Kulusevski. Ma la Samp stava per fare già altri due giocatori del Parma. Contro il Cagliari. Gervinho, per esempio. Un altro? Poi c'è, Turam ancora gioca con non credo, Parma. Ha smesso. Cannavaro? È infortunato. Paolo Cannavaro. Dimmi almeno un difensore del Parma. Almeno uno, dai. Beh, Ghiglione. No, quello è Jimmy Ghiglione. Tu Jimmy hai visto? Ghiglione. Troppe volte strisce la notizia. Jimmy Ghiglione. Ghiglione sta dicendo. Va bene. Io andrei avanti, velocemente. Andiamo avanti, anche, sì. Che meglio. Così, okay. Sassuolo-Cagliari, gol. Sassuolo-Cagliari, gol. Okay. Si segna, il bel calcio. Torino-Fiorentina, over 1,5. Questa per me finisce 0-0. Sì, 0-0. Dici, eh? Ci può sta, certo, senza Belotti. E poi piazziamo Lazio-Juve 2. E qui sono d'accordo con te. E qua perdi il picchetto, secondo no, me. La Juve domani non vince. Ma segna immobile. Con la Lazio vince facile domani. Con Tomaccio mi interessa solo una cosa. Vince facile. Al di là della sconfitta o della vittoria, segna immobile? No, a me interessa di immobile della segna sconfitta di Bala. Della Lazio. Segna immobile, la Juve vince, con Tomaccio è contento. Sono contentissimo. Segna di Bala. Bel 3-1. Un gol di Immobile. Vince la Juve e segna di Bala. Va bene. Abbiamo capito. Questo è il pronostico di Paolo, ragazzi. Incredibile, ragazzi. Se vi giocate 4 euro ne vincete 3. Ma è straordinario. Non è vero perché non è così scontato. Ripetiamolo: Inter Roma gol, Atalanta Verona 1, Udinese Napoli 2, Sampdoria Parma 1, Sassuolo Cagliari gol, Torino Fiorentina over 1,5, Lazio Juve 2. Un gol di Dybala, se volete aggiungerlo. Comunque Marco Dybala, scusate se mi intrometto velocemente nel vostro spazio. Eccolo. Che è successo? Scusate, è tutti. Buongiorno mister. Un saluto. Salve. Anche buondì Gianpaolo. Volevo semplicemente parlarvi di un episodio straordinario pimpante che è avvenuto stamattina. A ritmo, grazie però. A tutti. Intanto voglio mandare un pensiero a Marco Silva,
Silva. Marco Silva, collega esonerato meritatamente dall'Everton dopo la terza sconfitta consecutiva e il terzultimo posto in Premier League. L'amico ospiterà pure lui. Volevo semplicemente raccontarvi un episodio, un aneddoto legato a una mattinata incredibile, quella di oggi. Stamattina sto facendo colazione, ho preso in mano un supplì. A colazione? Un supplì con l'anduia. Ma dove li trova tutti questi supplì la mattina? L'ho osservato con attenzione, l'ho guardato con grandissima intensità negli occhi. L'ho come guardato. Un figlio. L'ho guardato negli occhi e a un certo punto me lo sono sfragnato addosso. Perché? Ma quali occhi poi, scusi? Gli occhi del supplì. Gli occhi del supplì, famosissimi occhi del supplì. Un senso di appagamento, sì, dal punto di vista proprio umano. L'unico annuale, cioè, che sì, poi sul resto forse non è il primo che... appagamento dell'anno. Dell'anno sicuramente. L'unico. Il supplì sfragnato sulla canottiera è qualcosa che ti lascia dentro un senso di squadra e sì, del collettivo incredibile. Ma che c'entra il supplì col senso lascia di squadra? Lascia pure fuori una patacca non e un lezzo. Un momento no, che mi ha commosso davvero. Grazie. Vabbè, a tutti. Poi se è pulito ci auguriamo. Volevo assolutamente così condividere con voi questa cosa. Ci sono anche le ultimissime promozioni. Ah, ci dica, va. Beh, arriva il Natale stamattina. Qualche idea regalo. Promozioni straordinarie che pubblicheremo anche più tardi sulla pagina. Questa pagina sughi e canottiere zozze.org. Ma l'org è casuale oppure? Credo sia casuale. L'ha scelto Bocettino. Costava di meno. E l'ho scelto io. Complimenti a Bocettino. Sugo, marmellata e guanciale, 48,16 euro. Ma non può abbassarli sti prezzi, scusi. Strutto e fragola, 9,10 euro di lire. 9 euro. Il contrasto, lire. No? Dolce e salato. Banane e ketchup, 44,12 euro. All'americana questo. Banane e ketchup. Olio, patacca e mandarino, 92,40 euro. Questo dovrebbe essere buono, però. Fa digerire. Senape, Nutella, 18 franchi Senape svizzeri. Qua mi viene da restituire, onestamente. Ma per carità. Gianpaolo, io la saluterei prima che ci fa venire veramente, ci rimverte la giornata. Esatto. Grazie. Anche Iuri però ci manda un saluto. No, va bene. No, no, saluto, no, cioè non è che saluto. A Iuri ci piace, cioè, la camicia di Cotumaccio. Eccola qua. È bella, mi piace la camicia. Ma questa l'hai presa a Londra? A Londra, Camden Town questa. Sì. Ma io per camicia così di mi solito do sedia elettrica, ecco, come pena. Iuri, se lei per fortuna non può stabilire cioè, bene. La pena di morte per una camicia. Non si può guardare una cosa così. No, va bene. Questa non è male, l'ho presentato a compagnia, ti ricordi? Ragazzi, il Damasco è bellissima. A me piace molto. Anche la Vallo di Paolino. Anch'io. Salutiamo Gianpaolo che qua se no è un macello. Facciamo i pronostici, ragazzi, vi va? Siamo pronti. Dai, pronostici, caro Bonocore. Allora, partivamo da un parziale di, ragazzi, che dramma, vediamo Rocchetti un po' i punti. Rocchetti 58, Cotumaccio 60, Nardo 65, Catoni 69. Questa è la classifica momentanea e si va ad iniziare stasera, subito difficilissima, Inter-Roma 20:45. 6965-6058? Sì, è un numero di telefono. Questo, sembra, pensate, è il numero per le chiamate hot a Riccardo Cotumaccio. Potete farlo. Sono 06, maestro in questo. Provincia a mezzanotte di Roma, alle 4 Cotumaccio nudo vi risponde. Donne, preparatevi. Ed è in linea urbana, quindi anche gratuito. Insomma, che ad altri tempi sarebbe possiamo farla anche live se volete. Meglio un piccolo no, sovrapprezzo. Vengo anche a casa vostra. Volete dirmi anche cosa giocate per Inter Roma? Grazie. No, X, ma come? Per me c'è stai X. Dicendo? Ma veramente? Beh, grazie. X, per me X. Io sono stavolta ballo tra l'1-2 e l'1-3. La Roma fa il colpaccio, ragazzi. La Roma vince a San Siro. Io metto 2 comunque. Tu metti 2 e 1-2. Quindi 1-2. Segna Zaniolo. Ok, Zaniolo. La grande rivincita nei confronti del club che lo ha scaricato. Se fa il gol partita. Vediamo. Ausilio che si butta dalla tribuna in campo. Altro che il motore. Atalanta Verona, forza. Il gatto che scappa dalla testa di Conte. Cioè, yeah. Ragazzi, non continuiamo a fare cose immaginifiche su stasera che è un problema. Se X. Ecco. X per Atalanta Verona per Cotu. Oggi c'ho l'Xite io. Per me finisce 2-2, anche perché l'Atalanta sicuramente avrà la testa alla Champions League. Ok. 3-1. Per me vince l'Atalanta. Pure per me vince. Quindi doppio 1 okay. Doppio 1, sì. Udinese Napoli alle 18 domani. Dai, diamo fiducia a sto Napoli. 2-1-3. Siamo tutti 2, al limite affonderemo di nuovo insieme. Pure il Napoli saremo anche contenti. Anche che la Daciarena vince anche la Pro Caccolese. No, che squadra è? Esiste. Beh, la magia della Daciarena. Che città è? Perdonami. La grande atmosfera dell'ex Friuli. Altro big match domani sera, Stadio Olimpico 20:45, Lazio Juventus 0-3. Vince la Juve. Quindi tu dici 2-0-3. Io dico 1. 1-4 per la Juve.
un massacro. Crisi Juventus, vincono quelli là. No, io ho detto uno, pure tu dici uno? Sì. Uno. Ok. Questo squadra. Secondo me domani la Lazio vince. Questi ultimi giorni. Va bene, speriamo va bene. Speriamo no, però vediamo. Lecce Genoa domenica 12:30. Ho detto che non ne voglio parlare. Mister, è una gara del riscatto questa. Ne voglio parlare. Il Genoa è in crisi. E mi tocca fare il gioco a Dubicaf. Chi è? Che è un farmaco per mar de panza. Ah. Dubicaf. Vabbè, potrebbe servire a Giampaolo in queste ore. Dopo patacca e banana. Per me finisce 1-1. Per te X. Passa in vantaggio il Lecce e pareggia il Genoa. Vabbè, addirittura. Se può. Enze poi? Scusate, poi. I vostri pronostici su Inter Interlecce, una gara che non esiste. Interlecce. Non esiste. Scusa, non c'è Interlecce. Ah no, c'è la prima giornata Interlecce. Questa è tosta, caro Paolino. Non so se l'X è un po' facile, secondo me la porta a casa il Genoa. Grande sorpresa, ragazzi. Due per Cotu, Catoni? Uno. Uno. Sassuolo Cagliari, ore 15. 2-2. X. X pure qua. Il capolavoro di De Zerbi che blocca il Cagliari 1. Addirittura 1. 1 Sassuolo. 3-1, dai. Roberto De Zerbi. No, uno non me lo gioco mai. X anch'io. De Zerbi. Beh, altro capolavoro dopo la sconfitta in Coppa Italia col Perugia. Spal Brescia. 1-0, vince la spalla. Uno per il big match in Serie A. Beh, sì, il cuore bresciano. Sbaglio, è penultima contro ultima. È penultima contro ultima, io dico X. Che gusto. 0-0 X. Partitaccio. Cioè penultima contro ultima 0-0. Senza pallone proprio. Per me è uno della spalla. Uno della spalla, ok, perfetto. L'ultima delle 15 è Torino Fiorentina. Ho detto prima 0-0, per me finisce X. X pure qua per te. Io sono indecisa. Mancano due giocatori più forti, manca Belotti da una parte e Ribéry dall'altra. Fiorentina sta a pezzi. Ribéry che andava a cercare a casa Taxidis, non trovandolo. Maledetto Taxidis. Certo, a curare me l'ha tolto Montella, al fantacalcio. Questa è tosta, ragazzi. È tosta, Toro Fiorentina. So. Sì, perché chi perde, secondo me. Paga il campo. Sai che chi perde rischia anche la rischia grosso, secondo me. Cioè. Rischia grosso, nel senso. Cioè, se perde Mazzarri è un disastro. No, se perde Montella pure. Montella sarebbe la quarta sconfitta consecutiva in campionato. 1-1, bel pareggio. Dai, X anche per me. Dai, X anche per me. Facciamo i paviti e i vigliacchi. Ore 18, uno scoppiettante. Sampdoria Parma. Sampdoria Sarma. Segna un Sampdoria Sarma. Occidentali Sarma. 1-0. Bravo, anch'io sono d'accordo. Segna un difensore della Sampdoria. Sì. La vince Claudio Ranieri. Segna Colley alla Ranieri. Sì. Quindi tutti 1. Sì. 1-1. Ok. E a chiudere alle 20:45 Bologna-Milan. Pure questa è tosta. Oppure è tosta. Io dico 1-1. La scelta di Ibra tra Bologna e Milan. Penso che devo scegliere fatti ecco. Tuoi. Vabbè, piccolo omino di mercato. No, faccio io. Di mercato ho temuto qualcosa di ho 52 anni di mio futuro. No, scelgo io. 14 in meno. Se un po' non sputare sui giornali. Grazie. Leonardo ha detto X. Per me 2. Per te è 2, vince il Milan per Cotu. La rubacchia il Milan, sì. Vabbè, in che senso? No, così. Ci dissociamo in caso, così. Sì, sì, sì. Dice Fortunella. Fortunato, Milan fortunato. La procura aprirà un'indagine su Paolo Rocchetti. C'è già un Faldone che è più grande dello stesso Paolo, questo Faldone. Il Faldone. Ed è comunque piccolo. 2 Milan, certo. 2 Milan, dai. 2. 2, vai. 2 con rammarico 2, sperando di sbagliare, francamente, perché il Milan tanto mi sta antipatico da sempre per sempre. Questi i nostri pronostici. Paolo, pure stamattina in radio? Che ti ha detto Babbo Natale? Devi finire un pacchetto ai regali. Forza, sali su. Ma perché? Chi sei, un elfo, un aiutante, una renna, un aiutante di Babbo Natale? Un elfo di Babbo Natale. Cotu ormai è basito. Andiamo alla superclassifica. Sì, andiamo alla superclassifica post. Ricordiamo la rubrica più natalizia che esista al da mondo. Sempre. Poi scopriremo anche perché. Ma anche a maggio? Sì. Anche a Pasqua. Soprattutto a febbraio, marzo e maggio. Sì. Non ad aprile. Popolo! Abbiamo! Super classifica post. Paolo, ma la smetti di fare le pernacce? Ma io non le faccio, ragazzi. È veramente, veramente vergognoso. È straziante questa cosa. Siete voi due. Questa abitudine che tu hai preso. State calunniando. Cioè noi lo ospitiamo all'interno del nostro spazio e lui ci percula. Lui spernacchia. Siete delle persone orrende. Come se io spernacchiassi le tue di rubriche. Non lo fai mai. Io no, esatto. Le rispetto esatto, profondamente. Colgo l'occasione per ricordare che le parole di Marco Cassetti sono rileggibili sulla nostra pagina. E tra poco saranno anche riascoltabili perché stiamo preparando il podcast. Hai visto
Marcone, del servizio completo. Che bravi, che bravi. Ragazzi, pensiamo sempre a voi. Se vi siete persi qualcosa, del trovate resto. Tutto, tutto. Gli ascoltatori sempre al primo posto. Allora, andiamo a leggere. È vero? Allora, ragazzi, allora, no, buoni. Leggiamo seriamente il post di stamattina, che ricordiamo verte su Edin Dzeko. No, quello è valido per la domanda è: stasera schierereste Dzeko pur non essendo al 100%, studiereste delle alternative? Alternative. No, ecco, andiamo alle risposte. Sì, le risposte serie, caro amico. Se ci ammazzano durante la notte, farebbero bene. Esatto, io mi dissocio, non c'entro niente. Se siete all'ascolto, sappiatelo che durante la notte, addirittura, così, sai, certo, tipico sì, serpente nel letto, no? Va bene. Perché la moglie, perché la notte è oscura e piena di problemi, suppongo. Di drammi, proprio. Di drammi. Vai, vai. Esistenziali. Hai già ascoltato Grande Inverno, sei veramente guarda. Ah, è giusto. Scusa, Vale. Scusami. Scusami, che me frega. Chiedo scusa. Apriamo con il nostro amico Angelo Boccabella. Che De Bello, comunque questo verso non ha nulla, io vorrei precisarlo. Dzeko, anche se non è al massimo, lo schiererei comunque. È pur vero che quando comincia poi a non imbroccare le prime giocate si innervosisce e diventa negativo. E a meno che Paolino abbia preparato qualche mossa a sorpresa, tipo Mkhitaryan centravanti. Per Paolino si riferisce è ovviamente Paolino, a Paolo Rocchetti, Paolo Fonseca, il quale decide in realtà più di Fonseca. Quando Dzeko diventa negativo, inizia a spaccare bottiglie? No, assolutamente no. Ma nessuno spacca bottiglie. Chiedevo per un parente, scusate. Credo per un amico Emiliano Pulvirenti, grande storico presidente, no? Risponde: sì, benefattore, direi. Michi e Zaniolo avanzati e Pellegrini trequartista. Di necessità Si fa virtù, chiaramente. L'amico di Paolo, Enrico Monci, risponde: lo salutiamo. Tanto stamattina, ricordo, che Paolo rassegna stampa ha ribadito che Monci aveva bloccato Tonali, questa favoletta. Paolo fa cronaca. È cronaca. E ti dico quello che è: un anno fa, anno e mezzo fa, Monci aveva bloccato Sandro Tonali. Siamo riusciti l'altra sera a rifare un dibattito. L'abbiamo rifatto Monci Sabatini, una cosa nuova. Ma ci sono quei dibattiti che tornano, non ne usciamo mai. Ma perché voi non uscite da sti angoli bui? Tematiche, no? Monci, Sabatini, Zeman e Florenzi, e gli sono 87 punti di Spalletti, anche pure. Vabbè, quelli sono un cavallo di battaglia di Alessandro Florenzi. Di fatto, Strotman anche. Soldati di fatto, ma ne manca uno. Nainggolan, io sono sempre d'accordo con Ale. Danilo, non so se posso leggerlo. Chi è? Danilo Susca. La Susca. Magari viva la Susca. Potrebbe offendersi qualcuno. Danilo Susca. Di cosa? No, dico Susca. Non è neanche lontanamente simile. Allora, viva la Susca. Risponde: non c'è. Ma perché? Ma cos'è la Susca? È il cognome di Danilo, appunto. L'Accademia della Susca. Ringraziamo Danilo che risponde: non ci voleva proprio sta febbre. Con una bisola. È delicato, Danilo. No, questa io leggerei con la voce di Juric, onestamente. Prego. Ma no, ce voleva proprio sta febbre, è l'unico titolare che non ha sostituto. Con la voce di Juric una bissola andava benissimo. Bello, però, certo. Mario Cardarelli, sfiga Spiritelli, risponde: ciao belli. Ciao. Rispondete? Ciao, bello. Io farei inizio. No? Yeah. Vabbè, ci stava. Ho risposto a tema. A ciao, Toma. Bello. Oh, no. Io farei iniziare Dzeko in panca con Miki come attaccante. Si riferisce a Michela Del Monte, chiaramente, chiaro, che salutiamo, che arriverà nel pomeriggio. Sulle fascie Zaniolo fascie. E addirittura smetti di sottolineare i refusi, per favore, poverini, questi stanno a lavorare, ci ascoltano, ci scrivono, ma ringrazia invece di sottolineare. Pensa come scrivi tu. Ma scrivo abbastanza bene, tanto ci sono anche prove, prove online. Ha scritto anche dei libri con Tomaccio. È vero, sì, però nessuno è stato pubblicato. Il grande fesso autobiografico, esattamente, grande opera. Tanto ci chiedono il quartiere preferito di Nucera. E chiaramente la Garbatilla, ma perché? L'ha dovuta leggere, no, questa. Se l'era preparata, non l'ha chiesta nessuno. No, gli ascoltatori, c'è l'ascoltatore che ci chiedeva proprio questa cosa. Era tanto curioso. Stavo chiudendo il commento, aggiunge Mario Cardarelli un saluto a Todos, quindi a Todos, chiaramente anche al maestro da Barez. Può rispondere con un verso? Si riferisce al supermercato. Con un verso ho detto. Già parlato troppo. Come? Perfetto, è una vocale spenta ormai. A dopo, maestro. Manuel Mata Rossi risponde: il cigno di Sarajevo non può mancare, anche solo nei movimenti, e il portar via l'uomo che giustamente non può lasciarlo libero è importantissimo. Ma scusa, il cigno di Sarajevo. D'accordo, perché la tattica è la proposta del gioco. La proposta. Vabbè, calma. No, volevo chiedere se il non conta il risultato. Ormai mi venga presso. Non è Richard Benson, è Lucas Gatti. È la proposta del gioco che conta, hai capito, Rocchetti, nano schifoso. No, 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 no
Richard, perché annuisce Bonocore? Bonocore dice sì, ma come Bonocore? Perché annuisce? Vergognoso. No, una domanda seria ce l'avevo comunque. Qual è il cigno di Sarajevo? Sì, preparati Paolo, Ancello. Sì. Entra in concorrenza con, con gli esemplari di Marino del Mare? Potrebbe. Di sì. Ah, okay. Potrebbe. Però per ora vince, perdonatemi. Beh, direi di sì. Christian Coppetta risponde: se non volete che giochi io, bisogna metterlo, perché adesso mi ha fatto venire voglia del gelato. Che colpa sua, se si chiama Coppetta? Ma ancora basta un'ora. Dire Coppetta, ragazzi. Coppetta, cioè, incredibile. Adesso il gelato. Adesso voglia di Coppetta. Ha pensato subito alle palle di gelato. Allora, chi ha il cuore di trovare una Coppetta di gelato? Fermi tutti, voi all'ascolto. Chi ha il cuore, il fegato di dicembre, a quest'ora, di riuscire a trovare una Coppetta di gelato per Nardo entro le 10 e venire qui, ha una cena offerta. Addirittura, guarda, sono aperte anche d'inverno le gelaterie, non è che solo per te. Lanciando una sfida ai nostri ascoltatori: se uno entro i 10 ti porta una coppetta di gelato alle 9 di mattina, c'è un'offerta per uno, chiaramente per il compagno, pagate voi. Ma quanto è bello entrare in gelateria e comprarsi belle vascone con 7 gusti dentro, e poi te le mangi proprio dalla vaschetta col cucchiaio. Io faccio davanti alla televisione, copertina e gelato, no, sul divano in canottiera, ovviamente. Io avrei tantissime domande. Il rigoroso stile giampaoliano, perché Gabriele Costa dice: io la partita la comincerei comunque con Dzeko, se non dovesse fare tutta la partita, ultima mezz'ora dentro Perotti con Zaniolo falso 9. Andiamo rapidamente ai commenti ironici. Danilo SR Zanazzo, che fa rima con Mazzo, esattamente. No, grazie. Come no? Vedi quale azione è preparata? No. Risponde: se ha giocato così la febbre come i due de passaggio a Via Veneto con la figlia di Augusto. Intanto ci dissociamo da questo riferimento alla figlia di Augusto Ciardi, che salutiamo. Non ha figli, però, per se ha giocato così. Se ha giocato così intende con la maschera, che comunque con la maschera ha fatto bene, secondo Danilo la Zanazzo. La maschera di Anni Ballet. Esatto. Cioè, gli mettiamo la maschera e farlo gioca bene, non ho capito. Esatto. Ma che modo è? Marco Calcatelli e calca la mano con questo commento, risponde: stasera niente sesso, ma spiritualità. Giusto. E brindo a tutti quelli soli come me a causa dei picchetti di Rocchetti. Cioè, quello visto lui che tu sei solo, nessuno deve fare sesso, non ho capito. Sei d'accordo? Hai visto la Catoni come, no? Sì, 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 cercavo di capire, perché per andarli poi, insomma, rispettare, no? Quello che bene, va bene. Abbiamo capito. Sapete che quando vince la Roma si può festeggiare in quel modo? Ma anche quando perde si festeggia meglio. Meglio, sicuramente. Fabio Granaroli non è il noto produttore di latte. Attenzione, ci tiene anche a specificarlo. Lo farei giocare anche al... Vabbè, Granaroli, ho detto. Lo farei giocare anche al 10%, come Perotti, che deve giocare anche senza una gamba, perché dribbla e punta l'avversario e fa grandi assist. Poi chiude dicendo: capre, leggere Dante, non sono Granarolo, sono Granaroli. L'ha detto. Ha fatto bene a puntualizzare. Uscire lontano dal microfono, Alessio, mannaggia. Sì, scusa, ho bevuto un po' di latte. E Tullio Stile risponde: scegliamo la strada dell'amore, scegliamo Edin Dzeko. Che bello. Che bello. E chiudiamo rapidamente con il commento più atteso di sempre nella storia del mondo, la storia di sempre, non della radio, di sempre. Marino De Mare: quanta grinta stamattina, soprattutto in Valentina. Dai. Quando in ballo c'è un gran tensione, sale sempre una gran tensione. Ah, ho letto un, scusate. C'è una gran tensione. Sale sempre la tensione, e di giusto l'ipsio bisogna far menzione. Attendo Paolo, che con approccio scaltro e volpino si muove in radio come fosse un russo zibellino. Vero. Allora, intanto non so onestamente il giusto Lipsio, sarà un autore greco, chi è giusto Lipsio? Immagino giusto un autore d'altri tempi. Vediamo un po', infatti. Filosofo umanista, però non greco. Non greco, fiammingo, pensate. Più o meno vicino. Nato nel però, 1547, c'è qualcosa di Augusto Ciardi, devo dire. Ma dai, giusto Lipsio, alla barba. Alla barba. Sì, forse sì. All'epoca faceva 56 Roma. Nel 1500 sì. Stava già, incredibile. Così. Mentre Lamberto Giorgi dal 1230. Esatto. Velocemente vediamo anche un po' lo zibellino. Il russo zibellino invece si faceva una pelliccia. No, pensate. No, io dalle pellicce mi dissocio. Ma non è una pelliccia. Come non è? Ah no, è un onnivoro, no, chiedo scusa. Nato nel... Non è una pelliccia, giustamente. È un mammifero. È un mammifero onnifero. Che viene scoiato. Fa delle pellicce. Sono pellicce finte, ragazzi. Appartenente alla famiglia Mustelide. Potremmo approfondire, ma non siamo in tempo, quindi grazie. Meglio di no. Ce lo mettiamo in tasca, approfondiamo domani. Scusaci, Marino, ma qui andiamo strettissimi. Grazie a Paolo Rocchetti. Grazie a voi, ragazzi. Approfondiamo lo zibellino. Andiamo con i compleanni sponsorizzati, ricordiamo, da Paolo Rocchetti, che ha messo, insomma, i soldi di tasca sua per finanziare questa splendida rubrica. Sigla. Maria, sigla. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday,
terribile. Tanti auguri. Nato Woking il 6 dicembre del 1955, un musicista britannico noto soprattutto per essere stato il batterista dei The Jam. Dopo lo scioglimento della band al termine dell'82, lui è uscito dallo show business musicale, iniziando a produrre sughi insieme a Marco Giampaolo. The Jam, la prima band nello spazio, no? Space Jam. Space Jam, esatto, chiaro riferimento ai The Jam. Tanti auguri Rick Buckler. Mucho seguro sarà la trasmissione. Acotumachos Acotones. Molto bene. Non ricordavo male, ma Rick Buckley condivide il luogo di nascita con Richard Benson. Foto è quella. Anche egli nato, Madonna, a ragazzi. Woking. Foto, sì. Una foto dell'amarezza. Diciamo che la foto Wikipedia di Benson è abbastanza Trollo. Emblematica. È senza una gamba, poi. Vabbè. Sì. Vabbè, lasciamo stare. Era stato un piccolo dato di informazione. Facciamo gli auguri anche allora. Bravo lui, grande. Siamo emozionato Alessio. Scusa, aspetta, guarda, scusa, fammi di chi è prima. Una delle mie band preferite, perdonami. Anche egli chitarrista statunitense, ex membro dei R.E.M., meglio noti come R.E.M. Che purtroppo sono sciolti da qualche anno. Sì, da un po', ormai penso almeno 4 anni. No, di più. Di più? Sì. Di più addirittura, di più, va bene. Credo siano almeno 6 o 7 anni, forse è 2012, può essere? Tempus Fugit, questa è veramente bestiale. Questa notizia è nata a Oakland, tanti auguri al, ricordiamo, chitarrista di R.E.M., Peter Buck. Harry Ham. Lui sempre a chiamarli R.E.M. L'ho detto prima, Harry Ham. Ma dove stavi? No, che R.E.M. L'ho detto prima, l'ho detto all'inglese e all'italiano. Harry tu là sempre a rompe le scatole. No, perché stavi. Capito, è una Crovinor. Sì, è una Crovinor. È una Crovinor. Gli auguri del male. Avete capito? Gli auguri del male. Ah, che bella sciasciona. Artista di grande spessore, nata a Legnano, dove si danno un sacco di legnate, legnate. Certo. Il 6 dicembre del 62, conduttrice televisiva italiana, molto storico Rai. La ricordiamo alla conduzione della prova del cuoco, fino a quando non le hanno rubato il posto. Infatti ci stringiamo intorno tutto, a lei. E tanti auguri alla simpaticissima Antonella Clerici. Come chi c'è sta? C'è la Isoardi, se non sbaglio. Io avevo lasciato la Clerici. Vabbè. È la storia. Ognuno fa le sue scelte. Sì. Ah. Oh 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 oh. Nardo, Nardo, oh oh oh. Stavo scattasse in insulto. No, perché no. Mica sono come te, io ti voglio bene. Io no. Ma lei dice tanti auguri, ma all'epoca non c'erano queste ricorrenze, hai capito? Ha capito, brava. Io adesso siamo due grandi fan. Ragazzi, l'ho vista anche recentemente in un'esibizione Liar. Molto affascinante. Liar? Ragazzi, 50 anni oggi, no, aspetta, sembra una pischelletta. Sempre una bambina. Cifra sì, tonda, standing ovation anche da parte Sacco di Flavio Rocca. Maria Tassotti. A 24 anni viene scoperta dal grande pubblico grazie a Fuori e TVB, iscritta a per lei da giovanotti, ma il grande successo lo raggiunge l'anno seguente nel 95, vendendo oltre 500.000 copie con l'album In Vacanza da una Vita, trainato dal fortunato singolo omonimo e dal successo del brano Boom Boom. Tanti auguri alla splendida Irene Grandi. Bravo. Un sacco rock, sì. Brava, un sacco gnocca. Spazio degli auguri, mi piace. Voto 10. Pure, ex ciclista su strada spagnolo, professionista dal 2003 al 2017. Quanti soprannominato denti? È il pistolero. Mosso a tutti i pistoleri, Pionte. Vabbè, calma. Sono tutti Suarez. Sono tutti i pistoleri. Lui, però, fa un altro mestiere. Lui è un ciclista. Era un ciclista tra i migliori, peraltro. Tu sei invece il pistola, non sei il pistolero. Come mai il pistola? Beh, diventato milanese, è in clima partita. Il pistola, tanti auguri a colui che è nato a Madrid il 6 dicembre del 82, Alberto Contador. È un assolo ma splendido. Scusate, un assolo fantastico. Ma l'hai contributo? L'hai controllato? Contador, che cosa? Il contador dell'acqua l'hai controllato? Segnale, oggi lo ha confermato. Me ne vado, mi dice. Ti barcollo ma non mollo. Tanti auguri a tutti. Molla. Sì, non benissimo, qua, no, come sempre, esatto. Walter Sabatini. Ah, ma lui non si chiama così in realtà. No, abbiamo capito anche perché, onestamente. È nato a Mendrisio. Ma perché? Mendrisio in Svizzera. Non è italiano, perché molti pensano lui sia italiano. Lui non è italiano. Lui si chiama Pablo Meneguzzo, ma ha utilizzato lo pseudonimo di Paolo Meneguzzi, cantautore svizzero, cantautore forse
parolone, vabbè, insomma, nella sua carriera ha venduto oltre 2 milioni di dischi in tutto il mondo e ha realizzato più di 500 concerti. Auguri Pablo Meneguzzo. Voglio fare tanti auguri a tutti, auguri libidi Newsy e a tutti quanti voi. Siamo passati dagli Arihem a Pablo Meneguzzo. Ha avuto Pablo in Italia, che poi in Sud America ha tanto successo. Lui in Italia ha avuto un successo clamoroso per tipo 6 mesi e poi è sparito nel nulla. Anche come, passato nel Siena, come Luca di Risio, eh? No, Menegazzo era un altro. No, e ci scusiamo, ovviamente. Era Menegazzo, la mancanza di rispetto. Chiediamo scusa, siamo anche, anche in chiusura. Al direttore che lì, cioè, insomma, ci guarda. Era così, Paolo comunque. Menegazzo. Vabbè, auguri comunque. Grazie. Paolo! Happy birthday! Sono finiti. C'era questo Miss Unfestival. Vabbè, giusto, chiediamo scusa. Si è chiusa da sola la pagina. Chiedo scusa. Guarda perché che mancava, mancava il migliore. Ma chiedo scusa. Grazie a Mirko Bonocore. Ma per favore. Eccoci, alziamo tutto piano. Faccio, dopo che hai fatto gli auguri, sei licenziato. Allora, nato a Torino il 6 dicembre dell'81, un dirigente sportivo ed ex giocatore, difensore. Cresciuto nel Toro, vive le prime esperienze da professionista in prestito a Varese e Siena. Ma poi lo ricordiamo con tantissimo orgoglio nel giorno in cui Marco Cassetti ha segnato un gol indelebile alla Lazio. Facciamo tantissimi auguri a un altro che gliene ha fatto esatto. Un altro ancora più bello, Federico poi, Balzaretti, auguri. Bene, perché è entrato in campo Kingsley. La Roma in vantaggio, la Roma in vantaggio al 18° minuto di gioco con Balzaretti. Cambia dunque il parziale qui all'Olimpico, Roma 1 Lazio 0. A te la linea. A questo punto la punta, il numero, il titolo, il gol, gli auguri, gli auguri. Se non si fa compleanni e non si chiude la trasmissione, a questo punto mi sorge il dubbio, ma Yang Gambino quando è nato?